Eccoci in diretta dall'Aquila insieme al sindaco Cialente. Buongiorno sindaco, grazie di aver accettato il nostro invito. E allora le chiedo subito, ovviamente siamo all'Aquila, come va la ricostruzione, a che punto siamo? L'emergenza è passata, però certo è ancora un momento delicato quello che sta vivendo l'Aquila. Ma possiamo dire che noi adesso abbiamo avviato da un punto di vista organizzativo la ricostruzione. Nello scorso anno abbiamo lavorato molto, dopodiché dobbiamo dare una registrata all'ufficio speciale per la ricostruzione. Comunque, se lei adesso fa un giro e si accorgerà che siamo pieni di, diciamo così, di gru, che sono un segno bellissimo, una foresta. La periferia del comune dell'Aquila e anche delle frazioni è quasi completamente ricostruita. Lei pensa che da 40.000 oltre sfollati siamo adesso a 14.000 sfollati, quindi siamo Il andati a tessuto salire. sociale, che era quello che preoccupava più subito dopo l'emergenza, l'Aquila aveva un record bruttissimo, che era quello dell'uso degli psicofarmaci. Io ricordo, Sì, c'era. tuttora. È ancora così, questa è una situazione molto delicata. Guardi, io credo che sino a che non avremo completato la ricostruzione del centro storico, che per la vicenda dei piani di ricostruzione, diciamo che il governo di allora non volle, il commissariamento regionale non vollero che si ripartisse sul centro storico, finché noi non avremo ricostruito quello, la città non tornerà normale, mancherà l'identità. Ancora una città che non esiste del tutto, possiamo dirlo? Non esiste perché manca il riferimento al centro storico, una città. Questo terremoto, rispetto ad altre tragedie simili, ha colpito proprio il cuore della città, della città capoluogo. Dopodiché è chiaro che adesso i soldi ci sono, dobbiamo lavorare. Io ho giurato ai cittadini alla fine del 2017 gran parte del centro storico dell'Aquila sarà ricostruita. Se il governo ci asseconderà, soprattutto a un punto di vista, diciamo così, normativo, io credo che saremo a buon punto e ce la faremo. Sindaco, cambiamo argomento. Lei nei giorni scorsi è andato nelle prime pagine dei quotidiani sulla storia dell'autostrada, perché qui in Abruzzo c'è l'autostrada la più cara d'Italia. E allora è impensabile che una regione non sia collegata con il treno, perché da Roma a Pescara ci vogliono 4 ore. L'unica strada che collega l'Abruzzo con il resto d'Italia è l'autostrada, ma costa cifre, come dire, enormi. Guardi, È una zavorra questo per l'Abruzzo, non solo per l'Aquila. è una discompetitività, è un fattore di diseconomicità per investimenti, per la vita. Lei pensa che lo scorso anno, proprio ieri stavo leggendo la prima pagina del 5 di gennaio del maggiore quotidiano abruzzese, il Centro, che diceva proprio questa cosa: ma ti pare possibile che noi, per aver fatto le complanari, che è l'ultimo tratto di ingresso che serve soprattutto alla città di Roma, di quel tratto dell'autostrada, lo stanno pagando gli abruzzesi. L'anno scorso è un aumento dell'8,36%, quest'anno è stato chiesto il 9%. Cioè, per gli imprenditori aquilani, ma gli imprenditori Abruzzo, il mercato di Roma è come se non esistesse, perché è troppo costoso arrivare per gli utenti, ma arrivare anche per gli imprenditori, è così? È chiaro, noi chiediamo al governo, fra l'altro il governo prende molti soldi da questa concessione, a questo punto riversare una parte qui. Fra l'altro, ripeto, noi non abbiamo alternative. L'Aquila non è collegata con il treno. Con il treno per arrivare a Roma È ci il vogliono treno 4 ore e mezza. dell'Ottocento. È il progetto e la realizzazione fatta nel 1875. Questo dice tutto. Lui è Quindi sindaco, un'ultimissima domanda. Ieri noi abbiamo parlato di piattaforme petrolifere, abbiamo parlato di inquinamento, ma il petrolio dell'Abruzzo qual è? È quello che sta al largo dell'Adriatico? no, è il turismo. Noi abbiamo un ritardo drammatico sul turismo e soprattutto nel turismo interno. Noi stiamo lavorando molto, noi siamo per uno sviluppo di un turismo assolutamente ecocompatibile. Abbiamo però dei ritardi, ad esempio da parte del parco e così via. La città condivide fortemente questa impostazione, il comprensorio. Io non vedo altre possibilità, soprattutto per la ricostruzione dei borghi, perché i borghi, che sono pieni di seconde e terze case, avranno senso a essere recuperati se avvieranno su un discorso di turismo. Sindaco, io la ringrazio, la lascio ai suoi impegni Grazie a voi, istituzionali. buon Grazie lavoro, mille, grazie a lei. Ciao, Allora, grazie. vi restituisco la linea a voi Roma. Grazie.